Ma io temo che ci sia stata una guerra commerciale dietro a questa vicenda. Ora, il principio di precauzione, data la velocità con cui tutte le case farmaceutiche hanno dovuto correre per elaborare il vaccino, è un principio saggio. Però la sensazione da lettore dei giornali e infilando una serie di dati e traendo nelle somme è che probabilmente non è che c'è l'Occidente contro il resto del mondo, ma c'è un'Europa che anche in questo, ahimè, non mi è sembrata solidale, ma che si è scatenata in battaglie commerciali financo sui vaccini, che è una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio. Se così potremmo ricostruire la vicenda, evidentemente dovremmo concludere e arguirne che la solidarietà europea si è tanto poco avvertita financo nel momento drammatico del problema dei vaccini, giacché sappiamo tutti che la Germania è stata una delle protagoniste di questa battaglia commerciale sui vaccini, qualora potessimo accertare che sia accaduta, anche se tutta una serie di indizi sono sempre più gravi, precisi e convergenti rispetto a questa teoria, che sarebbe gravissima. Certo, allora Broccolo, arrivo un